cominciato da pochissimi istanti il match che vede affrontarsi subito con una parata di Conso il Real Orey contro i Celestini, vogliosi di un riscatto dopo le ultime sconfitte. Real Orey oggi al gran completo, tutta la rosa a disposizione di Capitan Leanza. Vedremo cosa ci saprà raccontare questo match con Biglietto che recupera il pallone. Allora, capitani, porca troia! Hai sentito? Biglietto! La ripartenza con Pace, Pace per Bene, Bene, conclusione di Napolitano e la risposta di Conso, la seconda, e poi commenti futili di Leanza. Attenzione ancora, la conclusione e la risposta ancora di Conso, mentre fase brutta per il direttore di gara. Attenzione, palla che rimane lì, se lo divora il bomber del Real Orey, una buccia non indifferente la sua. Si rimane sullo 0-0 diritto, non so se lo sai questa storia, forse gliel'hanno attribuito i compagni. Numero di Leanza, poi conclusione, arriva Napolitano, c'è la rete, l'aveva pronosticata, c'è il cambio Monsignor Apicella, nel frattempo infortunio per Tramonto. Paglio di nuovo a voi Marina e Marco, vedete che si fa, dai, non lo là tu con lui, aiutate che sta rumene chi vai, dai, 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 dai. Appena cominciata la ripresa del match che sta vedendo in questo venerdì mattina affrontarsi i Celestini contro il Real Orey, ricordiamo il parziale di 1-0 come aveva pronosticato Monsignor Ciro Apicella. Vediamo Carmine Raimo, autore di un paio di bucce che però, attenzione, che passano a tre, che passano a tre, ma non gli hanno comportato nessuna rete subita fino ad ora. Vedremo dunque cosa ci racconterà questo secondo tempo con De Mattia che guadagna un'ottima rimessa laterale. Grande prestazione però di Conso che ha tenuto a galla i suoi. Palla dentro e la rete di Napolitano Mar. Dobbiamo ancora scoprire se Erco o Rio. Però ed è Mario questa volta. Erco, neanche tu l'hai divisi. 2-0. Gioca buccia di Carmine Raimo, rete di De Mattia sulla buccia di Carmine Raimo, la riapre dunque De Mattia. Allora, cosa sa? Leanza, Leanza col mancino, deviata, calcio d'angolo. Napolitano recupera un bel pallone, palla dentro, Conso risponde presente. Conclusione di Biglietto, risposta di Raimo. E ancora la palla dentro, Biglietto! Con esultanza, Biglietto! Biglietto! Oh, oh, è una faccia credibile. Insomma, allora mi sarebbe messo là. Invece resta. Conclusione di Napolitano, la risposta di Conso. Pollone. E si chiude qui. Punteggio di 2-2 il match tra Real Orey e Celestini, stretta di mano tra i due capitani. Arrivederci. Eccoci qui con Leanza e Tramonto al termine della partita pareggiata per 2-2 tra i Real Orey e i Celestini, un pareggio forse pesante per i Real Orey che perdono qualche punto in classifica. Dici due parole, capitano. C'è poco da dire, la partita la stavamo giocando bene, poi ci siamo persi nell'ultimo quarto d'ora, ci hanno pareggiato e non ci abbiamo più modo di dire quella. I Celestini hanno sempre lottato fino all'ultimo in ogni partita, oggi dopo qualche sconfitta nelle precedenti partite finalmente arriva un punto che
più che utile per la classifica, utile probabilmente per il morale, capitano, dici anche di due parole. Per riprenderci, perché sono un recupero di una pareggio di recupero, quindi penso che con il ritorno di Capasso, che era infortunato, possiamo ritornare un po' su in classifica. Va benissimo ragazzi, allora noi facciamo i nostri in bocca al lupo ad entrambi e ci vediamo alle prossime.